Sono Diana Tedogli e oggi ti presento una nuova intervista per il ciclo Il Bosco dei Talenti, dedicato a conoscere persone che incarnano un modo originale ed unico di vivere l'intelligenza primitiva. Nella nostra definizione, intelligenza primitiva è la capacità naturale di prenderci cura di noi stessi e della vita intorno a noi, che ognuno di noi ha e che condividiamo con gli altri esseri viventi, umani e non. Se vuoi saperne di più puoi accedere a intelligenzaprimitiva.it e scaricare anche il corso gratuito Primitivo in 7 giorni per scoprire tante pratiche con cui coltivarla nel tuo quotidiano, sviluppando il tuo benessere interiore in sinergia con la natura. Ma veniamo alla nostra ospite di oggi. Si tratta di Monica Gagliano, una scienziata di fama internazionale che ha contribuito come pochi altri nel mondo a sviluppare il vasto campo di conoscenze inerenti all'intelligenza vegetale. Monica è una biologa marina, poi convertita allo studio delle piante. È italiana, ma vive da 20 anni in Australia. Insegna ecologia evolutiva all'Università di Lismore, in Australia, dove dirige anche il laboratorio di intelligenza biologica. È anche ricercatrice all'Istituto Ambientale dell'Università di Sydney. Insomma, Monica è una donna che ha dedicato e sta dedicando la sua intera vita a conoscere l'intelligenza vegetale, i processi cognitivi di apprendimento, consapevolezza, comunicazione propri delle piante, su cui ha pubblicato innumerevoli articoli scientifici. Ma alla conoscenza scientifica, Monica unisce qualcosa che pochi scienziati al mondo hanno il coraggio di fare: l'esplorazione di una dimensione più profonda, sottile, invisibile, della relazione con i propri soggetti di ricerca. Ti invito a partecipare a uno dei numerosi eventi dal vivo che abbiamo organizzato per il tour italiano di Monica ad aprile di quest'anno, un modo per conoscerla di persona e vivere profonde esperienze di sinergia con la natura. In particolare ti segnalo il workshop Essere Natura sulla salute ecologica del 22 e 23 aprile nella proprietà di Remedia e l'immersione nella natura fra i boschi lungo l'Adda, anche con me, del 29 e 30 aprile e 1 maggio. Torniamo a Monica e a questa intervista per il Bosco dei Talenti. Nel suo ultimo libro, Thus Spoke the Plant, che in italiano è appena stato pubblicato con il titolo Così parlò la pianta, e te li faccio vedere entrambi, ok? Questa è l'edizione inglese del libro e questa è l'edizione italiana, appena pubblicata a settembre 2022. Quindi in questi libri Monica racconta i suoi incontri con piante straordinarie, coinvolgendoci in modo assolutamente travolgente in storie misteriose, incredibili, ma vere. Monica ci fa scoprire quanto le piante ci sentano, ci parlino costantemente, desiderino aiutarci a crescere. Ci guida a connetterci con la plantness dentro di noi, un concetto che adoro, cioè riconnetterci con la parte di noi che è pianta. Al confine fra scienza e biografia, Monica stessa definisce il suo libro una fitobiografia, scritto dalle piante, sulle piante, ma dalle piante attraverso di lei. È un libro potente che ti aprirà le porte di una diversa possibilità di percepire la vita dei vegetali e la nostra stessa vita. Come sai, da quando ho 20 anni esploro questa dimensione più profonda della mia relazione con gli alberi attraverso pratiche e ricerche che oggi confluiscono nei miei corsi per la Nature Coaching Academy. Ma quando ho conosciuto Monica è stato come avere il lasciapassare verso un potenziale ancora più profondo nella mia relazione con le piante. È stato emozionante incontrarla, stupefacente, liberatorio, rassicurante e spaesante allo stesso tempo.
Monica rappresenta per me la massima espressione del potenziale che ho intravisto nella nostra relazione con il mondo vegetale. Così parla la pianta è uno di quei libri che vorrei tanto aver scritto io, tanto mi è piaciuto e mi ha ispirato. La prefazione è stata scritta da Suzanne Simard, un'altra scienziata di rilievo internazionale, pioniera nello studio dell'intelligenza vegetale, che ha popolarizzato il concetto di World Wide Web, quella rete di scambi che circola attraverso l'apparato radicale delle piante. Simone Simard ha anche popolarizzato la conoscenza dell'esistenza e della funzione degli alberi madre in una foresta, un'altra scienziata insomma da conoscere e approfondire senz'altro. Ma lasciate che vi legga un piccolo estratto dal libro di Monica, l'incipit del capitolo Y. Non stai cercando le risposte sono già tutte qui, stai cercando le domande. Conosci le tue domande e vedrai le risposte. Quindi spero di averti incuriosito al punto giusto, ora ti lascio alle parole di Monica. Buon ascolto. Ciao e benvenuta, benvenuto in questa nuova puntata del Bosco dei Talenti. Oggi siamo in compagnia di un ospite super speciale in diretta dall'Australia, Monica Gagliano. Eccoci qua, Monica, ben arrivata. Ciao Diana. Come sai, questo ciclo di interviste è rivolto a conoscere delle persone che in qualche modo stanno integrando l'intelligenza primitiva nella loro vita, nel loro lavoro. Intelligenza primitiva non è un concetto che necessariamente devi già conoscere perché ne parleremo oggi ed è un po' il focus anche di questa intervista. Ma prima di arrivare all'intelligenza primitiva, chi è Monica Gagliano? È una bella domanda. Per alcuni Monica Gagliano è un associate professor di ecologia evoluzionistica che lavora in Australia. Lei si occupa di piante, ma non solo. Lavoravo come biologo marino inizialmente, quindi ho lavorato anche con gli animali e nel mare. E poi negli ultimi 10 anni ho fatto parecchi studi sulle piante, sulla loro capacità di comunicazione, apprendimento, memoria, diciamo la mente delle piante. E tu sei stata proprio una pioniera in questo ambito. Quali sono le ricerche che hanno permesso anche alle persone e anche al mondo della scienza di ripensare completamente il nostro giudizio sulle piante? Direi forse la parte più importante del mio lavoro è stata la parte sull'apprendimento e la memoria, perché proprio smonta e trasforma la nostra idea che ci sia bisogno di un cervello, di un sistema nervoso per poter fare certe cose, come appunto l'apprendimento, o ricordarsi le cose o dimenticare le cose. Le piante ovviamente non hanno né cervello né sistema nervoso, eppure queste cose le fanno e le fanno esattamente con la stessa capacità che lo fanno gli animali che noi consideriamo intelligenti, per cui le piante sono intelligenti tanto quanto. Fantastico, fantastico. E fra l'altro ho qui il tuo libro, adesso poi lo prendiamo e lo faremo vedere e troverai anche nelle note a questa puntata del Bosco dei Talenti il link al sito di Monica e al suo libro Thus Spoke the Plant, che sarà finalmente tradotto anche e disponibile anche in italiano a partire credo da questo autunno del 2022, per cui guardiamo tutti quanti con ansia a questa finalmente pubblicazione. E se pensi a queste due parole, intelligenza primitiva, che cosa ti viene in mente e come la definiresti? Così, senza saperne niente, che cos'è secondo te l'intelligenza primitiva? Ma la prima cosa che viene in mente è un'intelligenza innata, per cui una capacità che appartiene proprio alla vita stessa, non umana necessariamente, ma anche umana, non vegetale necessariamente, ma anche vegetale. Per cui per me il termine subito ispira una concezione di intelligenza proprio più profonda e più fondamentale. Non lo so che cosa significa per te. Anche questo, a me piace proprio raccogliere definizioni da tutti perché secondo me è una cosa che intuitivamente sappiamo, no? Esatto. Quindi con parole diverse, ognuno dà una sfaccettatura diversa di questa per me è molto vicina alla tua definizione, cioè come dire,
proprio questo aspetto della nostra conoscenza organica, che non è solo umana, ma è condivisa e che, non ha, e che appartiene alla vita. Esatto. Quindi per me è un po' questo. Poi primitivo ha anche questa sensazione per me di una cosa proprio ancestrale, per cui una cosa che è così intrinseca alla natura e alla natura dell'essere, che non ha importanza in che forma sei, per cui è intrinseca a noi come esseri umani, ma intrinseca a noi perché siamo vita. Sì, sì, bellissimo. E se dovessi pensare al tuo lavoro come scienziata, come ricercatrice, o alla tua esperienza personale, che so essere molto profonda con le piante, c'è in qualche modo una pianta con cui hai instaurato un particolare legame, proprio un soggetto specifico, non una specie o un genere, ma proprio un soggetto specifico? Mi incuriosisce. Ce ne sono tante, sono tutte piantate nel mio giardino, molte di loro, e altre sono in posti specifici che visito spesso e che appunto sono posti di incontro tra me e questa pianta, queste piante in modo specifico. Se devo menzionarne una, visto che anche è una pianta molto caratteristica dell'Australia, dovrei dire che l'acacia, che si chiama, il nome comune da noi è raspberry jam, perché ha un odore, le foglie hanno un odore che sembrano quelle delle raspberry, sono le lampone, credo. Esatto. Sono presente che cos'è. Quindi l'acacia al lampone, se tu te la riesci a immaginare, lei. Bellissimo. E per te che cosa, non so, che tipo di relazione hai con quest'albero? Ma quest'albero è un insegnante, è un testimone di vari avvenimenti e in realtà è anche un co-creatore. Questi tre termini non li uso in modo così a caso. Insegnante perché letteralmente mi ha insegnato tanto e ho utilizzato questa pianta anche nel contesto ritualistico e cerimoniale, per cui letteralmente. Direi come testimone perché mi ha fatto da testimone in vari momenti critici, sia di gioia che di quello che sembrava un disastro. E lei è sempre stata lì, presente e anche lì consigliera. Per cui spesso mi sono seduta sotto quest'albero a chiedere che cosa devo fare, oppure a condividere, mai visto che cosa è successo, e quindi proprio come testimone di momenti di vita umana condivisa con l'altro, in questo caso un albero. E poi co-creatrice perché comunque questa è una pianta che mi ha ispirato molto, non soltanto insegnandomi, ma anche proprio... ispirandomi a sognare cose che magari molti di noi non hanno neanche il coraggio di sognare, come parlavamo anche prima, sogni grossi che sembrano impossibili, visioni grandi che sembrano impossibili e che anche a me sembrano impossibili in alcuni momenti e altri momenti invece mi sembrano assolutamente logiche e quindi è un albero importante. Hai sentito tu? Adesso mi rivolgo a lui perché questo è il Melo dove anche tutto il progetto sia di intelligenza primitiva che della Nature Coaching Academy è nato, è maturato, si è sviluppato dentro di me proprio come un seme e secondo me c'entri anche tu, vero? Sicuramente. E per me, anche per me lui è stato un testimone, questo è il mio Melo storico con cui da 20 anni ho un rapporto molto profondo, è stato proprio testimone di difficoltà, grandi incazzature, grandi tristezze, un sacco di lacrime, ma anche lacrime di gioia, di bellezza, condivisioni. Insomma, posso capire quanto può essere profonda la relazione con un albero e per me ho proprio anche rideclinato questo che tradizionalmente è considerato un insulto, ma sei proprio una pianta, no? Che a volte si dice per dire proprio una persona che c'è proprio un vegetale e io sono felice di essere esatto. Un vegetale, magari, infatti, un vegetale. Questa è nella prossima incarnazione, spero di diventare verde. No, assolutamente sì. In che modo la natura contribuisce alla tua vita e al tuo lavoro? Dovremmo forse riformulare la domanda. C'è un modo in cui non contribuisce? Cioè respiro, mangio, cammino, penso, immagino, contribuisce a tutto. Non riesco a pensare a un momento in cui non contribuisce perché sono natura. Per cui non posso, natura non può non contribuire
a se stessa, perché è la sua natura di essere natura. Sì. E quindi come umani siamo natura. E lì ovviamente c'è un punto importante, nel senso che spesso ci dimentichiamo che siamo natura e sembra che siamo questa cosa separata, così c'è la natura di là e poi ci siamo noi. Ma questa è una... misunderstanding. Sì, è un artificio mentale e poi spesso anche in chi ama tanto la natura, cioè, si crea un po' questa separazione fra noi umani brutti e cattivi che facciamo un sacco di cose terribili alla natura e la natura è bella e stupenda, no? Ed è comunque, visione romantica. Sì, un altro modo, no? Per comunque consolidare questa separazione, esatto. Nel nostro modo di percepirci. Esatto. E quindi la domanda speculare che di solito faccio, vediamo se questa può funzionare per te, è in che modo tu contribuisci alla vita della natura? Mm-hmm. Ascolto. Mm. Ascolto e in realtà sono, direi, in servizio a. Non perché sia un essere inferiore che è in servizio di qualcosa di più grande, anche quello, ma non con questa sensazione. Secondo me la mia necessità proprio di essere in servizio nasce dal fatto, dalla comprensione che servendo l'altro, che sembra che sia l'altro, quindi servendo l'alterità di quest'altro, uno apprende che serve il sé. Ma è soltanto attraverso l'altro che uno può tornare al sé, quando uno si rende conto che l'altro è il sé, quindi non c'è un altro. E quindi in questo senso, in servizio di... Sì, quindi ricostruire questa reciprocità di cura. Sì. Perché reciprocità non è uno scambio. Reciprocità c'è soltanto quando appunto c'è la comprensione che l'altro e il sé sono la stessa cosa. Sì. Altrimenti lo scambio ancora ha quest'idea che ci sono due entità diverse che stanno facendo uno scambio. Una transazione. Questo, questo fa parte del nostro mondo moderno, diciamo, economico, molto economico, però per me non è reciprocità. Anche se molti degli agreement che si fanno anche tra paesi sono, contratti di reciprocità. Ma la reciprocità non ha bisogno di un contratto, la reciprocità c'è e la si rende conto quando non c'è, soltanto appunto quando c'è uno scambio. Improvvisamente è diventato uno scambio e allora hai già perso l'essenza della reciprocità per me. Bellissimo, sì, mi piace tantissimo questa cosa del perdere il senso del confine, no? All'interno degli esseri viventi, tra gli esseri viventi, per tornare a sentirci parte compartecipe di una rete dove sì, ci sono delle individualità, emergono delle individualità come espressione forse locali di qualche cosa di più interconnesso e più globale, può essere. Ma per me qui ci arriviamo al punto del paradosso, perché da un lato ovviamente siamo individui e allo stesso tempo ovviamente non lo siamo. Non siamo in grado di essere, dove veramente finisci tu, inizi tu, non lo sai. Cioè abbiamo questa illusione, ma anche soltanto la pelle è totalmente permeabile, per cui non sono neanche chiusa all'interno di questa pelle. E quindi anche quest'idea che abbiamo che, sai, al di fuori di questo è un altro, questo è dove finisco io, è di nuovo un po' una fiction. Però è vero anche che io non sono te in questo momento, tu sei lì, io sono qui e siamo veramente due manifestazioni separate differenti. Ma è il paradosso di poter mantenere questi due momenti di separazione e unità allo stesso tempo. Bellissimo. Perché i due sono polarità, no? E questo è il posto dove facciamo questo giochetto di polarità, per cui la separazione esiste e ha il suo spazio, ha il suo modo. Se non fossimo separate non potremmo sentire la gioia di un abbraccio, perché se fossi sempre tu, e allo stesso tempo nella gioia dell'abbraccio c'è questa cosa di sapere che in realtà c'è la possibilità di essere uniti. Uno. Esatto, quindi abbiamo molti modi di entrare in questo spazio paradossico, però penso spesso nell'everyday ci dimentichiamo un po' e ci fissiamo su uno e alcune volte riusciamo magari a pensare all'altro, ma difficilmente riusciamo a viverli in contemporanea.
che è un po' anche l'anima di un conflitto profondo che secondo me c'è tanto oggi, no? A livello sociale, a livello globale, conflitto, separazione, contrapposizione. Se ci fosse una cosa che secondo te tutti noi dovremmo iniziare veramente a fare adesso o mettere come priorità o iniziare ad essere, che cosa sarebbe secondo te? Ah, il cuore, non c'è dubbio, nel senso che una volta che uno vive veramente da qua e non da qua, o la costruzione, l'idea del cuore non è sufficiente, l'idea che questa mente crea del cuore non è sufficiente, ma proprio scendere e vivere da qua ed emanare da qua e poi far sì che la mente sia bella occupata a fare le cose. Ma la direttiva, l'ispirazione emerge da questo spazio, da questa intelligenza. Penso faremo veramente decisioni e troveremo soluzioni molto diverse da quelle che stiamo guardando oggi. E come si può fare a spostare il nostro centro di azione, di intenzione dentro nel cuore? Quale potrebbe essere? Proprio mi viene da dire non so, una pratica, qualche cosa di concreto che magari possiamo anche lasciare come indicazione da provare, sperimentare. Assolutamente, c'è una pratica molto semplice che fra l'altro non l'ho inventata io, viene dagli Stati Uniti, l'istituto si chiama Heart Math Institute e loro ormai da penso 30 anni o forse di più stanno lavorando su questi aspetti e io li ho trovati molto interessanti e molto in modo pratico molto validi. Li conosco, anch'io, però non so qual è la pratica che e quindi questo qui in inglese si chiama heart locking, chiudere dentro, fissare nel cuore, fissarsi nel cuore, esatto, e quindi letteralmente l'idea di se vuoi uno chiude gli occhi, se no può farlo anche ad occhi aperti e immagini. Se non riesci a immaginarlo, fai lo sforzo, però immagina che il tuo respiro effettivamente stia uscendo ed entrando dal tuo cuore. E quindi entra il respiro ed esce il respiro dal tuo cuore. E dopo un paio di respiri così, dentro e poi fuori, pensa o immagina una persona, un animale, un posto, qualcuno, qualcosa che ti fa veramente sentire bene o che ti dà questo senso di gioia. E di nuovo respira questa sensazione dal tuo cuore, dentro e fuori. E non lo fai per un paio di minuti o un paio di respiri, quello che riesci. E poi, una volta che si è un po' consolidata come sensazione, che sai che sei lì, la espandi a tutto il tuo corpo e poi oltre il tuo corpo allo spazio attorno a te. Uno può fare una cosa del genere ovunque. In metrò. 5 minuti ed è letteralmente anche prima di un meeting importante, per esempio, così che uno esce da qua, scende e tutte le decisioni, anche le prima di un esame, no? Tutto quello che viene arriva da questo spazio, che è uno spazio molto diverso, appunto l'esperienza di questo spazio è molto diversa e dà, nonostante sembri contraddittorio, ma dà chiarezza alla mente. Per cui anziché rimanere lì ossessionato, entrando in questo spazio le risposte, le soluzioni, le idee, il pensiero, il modo in cui vivi e interagisci con gli altri hanno una chiarezza che è di una natura diversa. Che si crea una sorta di più spazio, esatto, più desaturazione. Proprio. Perché emerge da qua e apre. Wow, bellissimo, grazie. Ma spero figurati. Che anche chi sta guardando questo video abbia voglia di sperimentare questa cosa così semplice. Monica, siamo addirittura d'arrivo. C'è un motto, una frase a te particolarmente cara, tua o di qualche pianta, con cui ti piacerebbe chiudere, che rappresenta un po' l'essenza della tua filosofia o del tuo spirito? Ma direi ce ne sono diversi, dipende da quando mi prendi, da quando mi trovi e dove mi trovi, però direi che forse un tema fondamentale che è stato nella mia vita fino a questo punto e che non c'è niente di impossibile. Oh, ok. We know. Esatto, quindi anche se alcune volte ovviamente il dubbio c'è, però alla fine
tutto è possibile, anche quando sembra impossibile, ma è sempre possibile. E sappiamo, le storie che ci ispirano di più in realtà sono proprio le storie di quelli che sono andati oltre questo dubbio, questa paura, e hanno reso quello che sembra impossibile assolutamente possibile. Beh, allora però non posso chiederti, giusto per chiudere, di parlare, di dire anche solo due parole sul progetto Resonant Earth. Quello è uno dei miei impossibile al momento. Resonant Earth è un progetto che mi sta crescendo molto, è una visione in realtà che probabilmente occuperà il resto della mia vita, quindi 30 o qualcosa del genere anni, ed è sulla rigenerazione del pianeta. Sia dal punto di vista proprio fisico, di ecosistemi, ambientale, perché è ovvio che abbiamo un problema, però è forse anche molto più importante la rigenerazione dello spirito proprio nostro come umanità, quindi si collega anche a questo piccolo esercizio che abbiamo fatto di riconnettersi con lo spazio del cuore. Perché un'umanità che si riconnette e agisce da questo spazio è un'umanità molto diversa. E in realtà, se continuiamo a pensarle le soluzioni, io non credo che nessun avanzamento tecnologico ci porterà molto lontano. In realtà c'è un sacco di creatività e di ingegnosità in questo spazio e basta, è un reservoir che possiamo accedere. E in un qualche modo strano abbiamo deciso che dovevamo pensarle le soluzioni, mentre invece possiamo accedere a questo reservoir che è infinito e farle emergere. È un movimento molto differente, in realtà è anche un movimento molto femminile, perché c'è questa permettere alle cose di emergere anziché forzarle, tirarle fuori di forza, è diverso. Più pulla, meno esatto, push. Esatto. Quindi Resonant Earth è anche questo, un approccio alla scienza, all'educazione, alla leadership, in questo modo un po' più al femminile, diciamo, e direttamente dal cuore. E io so che ci sono tre componenti di questo progetto, ce le vuoi dire in sintesi? Ok, quindi Resonant Earth per la scienza. Ah, guarda, un visitatore. È arrivato, anche esatto. Lui approva. Bene, lui bene. Per la scienza si tratta proprio di creare un centro di ricerca nuovo dove si possano fare, sviluppare e anche ideare nuove tecnologie che utilizzano il suono per la rigenerazione dei vari habitat, sia terrestri che marini, acquatici. E dico un centro nuovo di ricerca nel senso che uno spazio dove si possa fare anche la ricerca che è in mainstream science non c'è permessa. Perché secondo me ci sono tante possibilità e tante risposte che sono giusto lì, a portata di mano, ma non abbiamo un po' il coraggio, ma anche proprio il permesso di accedere. E invece bisogna accedere tutto quello che si può e abbiamo tanto aiuto anche, quindi non lo facciamo da soli. La scienza di Resonant Earth è guidata, ha il supporto e le voci sia della terra e delle piante e di tutti gli altri che non sono umani, che sono qui con noi, che hanno tanto da insegnarci. Cioè, come dire, visto che riconosciamo intelligenza agli altri non umani, esatto. È il passo successivo, no? Ah, bene, sono intelligenti, quindi ascoltiamoli. Esattamente, esattamente, c'è un sacco da imparare, loro sono molto, nella mia esperienza, sono molto contenti di condividere e quindi perché non collaborare, co-creare, invece di far finta che sappiamo che cosa bisogna fare. Okay. E quindi la scienza di Resonant Earth sarà guidata in questo modo, ma in molto modo molto pratico, creerà nuovi, io li chiamo incubatrici al momento, nuovi tools acustici che possono essere utilizzati da chiunque, ovunque, l'idea è di crearli, distribuirli in modo che non ci sia nessuna scusa per non farla la rigenerazione. Ok, quindi dei device che avranno bisogno di designer oltre che di scienziati e di ricercatori. Assolutamente. Dietro, possono essere usabili con materiali, mi accennavi prima, approvvigionati in loco, che non siano approvvigionati in modo violento per la terra. Esatto. Accessibili a basso prezzo. Dal bambino
bambino all'anziano, non ha importanza chi sia tu o dove viva tu o cosa faccia tu. Okay. Progettabili e realizzabili anywhere. Esatto, ovunque. Esatto. Okay. E questa è la parte di science che si baserà anche su tutte quelle che sono le tue ricerche in ambito bioacustico. Assolutamente, okay. Sì. L'altro pezzo? L'altro pezzo è ovviamente l'educazione, soprattutto con Covid, almeno noi in Australia, ma penso questo sia il caso un po' dappertutto, abbiamo notato la crisi universitaria è proprio emersa in tutti i suoi colori e quindi c'è questo bisogno, io ne ho parlato anche con studenti e ragazzi giovani, c'è questo bisogno di un sistema di educazione per l'higher education, quindi a livello universitario e di master, diverso, che sia più di nuovo connesso con le domande reali di questo mondo, non soltanto l'informazione per i dati, per il gusto di avere più informazione e più dati, ma è proprio in un certo senso dare priorità alla saggezza, allo sviluppo di un certo livello di saggezza più che di conoscenza di per sé. E questo è l'idea è di letteralmente creare un'università, un istituto che abbia al suo centro, al cuore, nel cuore abbia questa sensibilità ecologica. Fantastico. E l'ultimo ramo di questo progetto, veniamo anche all'impatto. Forse esatto, forse quello che è anche quello che mi dà più ansia al momento è sul leadership. E creare uno spazio dove letteralmente, non via Zoom o via Skype, ma dove i change makers, i leaders del mondo possano venire in questo spazio insieme e insieme andando attraverso processi vari di trasformazione personale anche, individuale e collettiva come gruppo, creare uno spazio di think tank, dove si possono trovare soluzioni alternative a quelle che possiamo vedere al momento, di nuovo ispirate sia dagli umani e dai non umani che sono nello spazio, e per il benessere sia della nostra umanità ma anche del pianeta e di tutti gli altri che vivono qui con noi. Una bellissima visione molto profonda, di ampissimo respiro, che avrà bisogno anche del sostegno e del supporto di tutte le persone che si sentiranno chiamate a contribuire in qualche modo a darci una chance di creare risorse per il futuro. Esatto, cioè penso che la mia ansia venga proprio da questo. Al momento so esattamente che cosa dobbiamo fare, o almeno so cosa dobbiamo fare per approcciare queste soluzioni. Le soluzioni so che ci sono, abbiamo soltanto bisogno di riallocare si dice, le risorse anche economiche, finanziarie, per dar supporto letteralmente, in modo molto pratico, alla costruzione di questo centro di ricerca, alla costruzione di questo istituto di studio e di educazione, è uno spazio per poter appunto portare le persone in questo think tank in cui possiamo prenderci veramente cura di loro, far sì che tutte le loro skill vengano messe al lavoro al massimo, ma in un modo molto creativo, in un modo molto di nuovo femminile. Prendendoci cura del benessere della persona in sinergia con il benessere del pianeta. Perfetto. Dovrebbe essere l'obiettivo di qualunque cosa che facciamo in realtà, esatto. Del nostro modo di stare al mondo. Quindi Resonant Earth diventerebbe una specie di modello, idealmente diventerebbe un modello che nella mia piccola mente potrebbe essere replicato poi ovunque, di nuovo anche proprio come concetto generale, per cui non voglio che sia una cosa isolata che vive soltanto lì in quel posticino lì, ma è uno di tanti punti e c'è questo network di acupuntura? Esatto, del pianeta, con tutti questi punti diversi che fanno ovviamente poi cose diverse, ma insieme creano una struttura che avvolge questo pianeta in modo diverso da come l'abbiamo sconvolto, più che avvolto. In modo luminoso. Esatto, esatto. E heart-centered, potremmo dire, centrato nel cuore. Grazie Monica, grazie è stato bellissimo parlarti e quanta ricchezza, e quindi grazie di questa nuova puntata, di questa nuova intervista per il Bosco dei Talenti, e in bocca al lupo per tutti i tuoi progetti. Grazie.